Buonasera, benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione di Televomero. Aggiornamento coronavirus, migliora la situazione sul fronte contagio, ma c'è preoccupazione per le troppe persone in strada per lo shopping natalizio. Si attendono misure più restrittive. Se da un lato la curva dei contagi, complice anche le restrizioni delle scorse settimane in Campania, continua a calare, preoccupa dopo lo scorso weekend l'irresponsabilità di tanti cittadini che si sono riversati in strada per le compere natalizie. Napoli, come tante città italiane sabato e domenica, ha risentito del richiamo dello shopping. Molte strade, specie quelle del centro, erano affollate, fin troppo, di cittadini. Moltissimi con la mascherina, diciamolo, ma comunque troppo assembrati per un periodo di pandemia. Una scena ripetuta nelle grandi piazze italiane che starebbe portando il governo a pensare a misure restrittive in vista dell'ultimo weekend, prima delle festività. Ancora un servizio. Emergenza Covid-19, questo è il bollettino ordinario dell'unità di crisi della Regione Campania. I positivi del giorno sono 1.088, gli asintomatici 1.005, i sintomatici 83, i tamponi del giorno 15.472. Il totale dei positivi sale dunque a 175.053, il totale dei tamponi 1.821.695. I deceduti del giorno sono 39, però deceduti nelle ultime 48 ore e 21 deceduti in precedenza, ma registrati ieri. Il totale dei deceduti sale a 2.340. I guariti sono 1.648, il totale dei guariti invece 80.043. Siamo in collegamento con Vincenzo Schiavo, presidente di Confesercenti Campania e Molise. Grazie presidente per aver accettato l'invito a collegarsi con noi. Ben trovato. Grazie a lei e alla sua mittente per avermi invitato. Buongiorno, bentrovati. Allora, un albero della speranza in piazza del Plebiscito, donato da Confesercenti insieme all'associazione Luminarie. C'è bisogno in questo momento di sperare che tutto passi. Questa pandemia ha messo a dura prova la nostra esistenza. Sì, è assolutamente giusto quello che le dice. L'albero è stato donato da Confesercenti e dal nostro verticale delle Luminarie, che sono degli artisti che in tutto il mondo installano questo tipo di opportunità, di bellezze. Quest'anno regaliamo alla città di Napoli, alle famiglie, ai ragazzi, ma soprattutto agli imprenditori che stanno vivendo un momento così triste, buio, difficile. Ma il nostro obiettivo era dare la speranza, fare in modo che la speranza non manchi ai tanti di loro che purtroppo sono diventati più poveri. Nella nostra città tanti imprenditori stanno soffrendo, vedono, come dire, ridurre del 70-80% i loro fatturati. Hanno perso, questa regione ha perso 43 miliardi di fatturato. Abbiamo tante persone che sono diventate povere. L'albero è la speranza, che tutto quello che stiamo attraversando lo lasceremo alle nostre spalle e insieme cominceremo a lavorare per far crescere e far correre l'economia della nostra città e della nostra regione. Insomma, un albero simbolo di speranza, simbolo appunto che ce la possiamo fare, rialzeremo la testa. Intanto, ieri, primo fine settimana di shopping pre-natalizio, il delirio nelle città con folla e assembramenti ovunque, questo certamente è un dato negativo. È un dato negativo perché credo che arriverà di qui a breve un'ulteriore stretta del governo per cercare comunque di contenere il contagio da Covid-19, visto che avevamo avuto un lento ma progressivo miglioramento che potrebbe poi essere messo a rischio da questi comportamenti un po' liberi tutti. Purtroppo succede nelle grandi città, nelle grandi metropoli, succede questo. Succede a Napoli, a Roma, a Milano, è successo, succede a Madrid, a Barcellona, a Parigi. Bisogna darci delle regole, fare in modo che chi governa stabilisca quali regole dobbiamo applicare e noi li dobbiamo rispettare. Ho visto tante persone, quasi tutte con le mascherine ieri, ma erano troppe le persone nella città. Veramente erano tante, quindi bisogna fare attenzione, bisogna rispettare i distanziamenti, non dobbiamo ricadere. Ricadere un'altra volta in una chiusura vuol dire
veramente mettere a dura prova l'economia della nostra città, della nostra regione, a discapito di tutti. Non c'è nessuno che si salva quando questo dovesse succedere. Allora facciamo attenzione, abbiamo l'intenzione di andare nelle città o a fare shopping in orari diversi. Non andiamo tutti quanti il sabato mattina, il sabato pomeriggio. Proviamo ad avere, come dire, la cura di poter andare a fare shopping quando gli altri probabilmente non ci sono. Bisogna avere attenzione, bisogna avere attenzione. Fanno bene ad acquistare prodotti campani. Diamo un aiuto agli imprenditori, acquistiamo cibo e merce campana. Siamo egoisti sotto questo profilo perché se lavoriamo così, probabilmente quando ripartiremo le nostre economie stanno meglio e stanno nella condizione di poter iniziare a ricorrere un'altra volta. Certo, Presidente, prima di salutarci vorrei che lei rivolgesse un appello proprio agli imprenditori, a tutte le imprese che aderiscono a Confesercenti, che insomma anche loro rispettino le regole, le misure di sicurezza, insomma sanificare continuamente i locali. Cerchiamo di fare in modo che non si faccia l'errore che è stato fatto ad agosto, errore che poi naturalmente pagheremo sulla nostra pelle. Dottoressa, sì, i nostri imprenditori sono molto accorti in questo momento. Tanti stanno addirittura regalando le mascherine qualora ne dovessero trovare qualcuno senza. Sanificare le mani a tutti i clienti che entrano, misurare la febbre a tutti i clienti che entrano, non fare assembramenti all'interno delle attività commerciali. In questo momento comprendiamo la grande difficoltà e pesantezza dell'imprenditore che ha bisogno di recuperare economie, ma in questo momento bisogna fare attenzione e gli imprenditori devono essere ancora una volta a scuola in questo momento di difficoltà nel dimostrare che non siamo attenti soltanto ad incassare soldi, ma soprattutto al benessere dell'economia della nostra città, della nostra regione e delle persone, nostri clienti, quindi dei consumatori. Facciamo attenzione e continuiamo a dirlo ai nostri consumatori. Perfetto, Presidente, noi la ringraziamo, le auguriamo buon lavoro. Qualora non ci dovessimo collegare in questi giorni, le auguriamo anche buon Natale e arrivederci. A lei e ovviamente a tutti i suoi ascoltatori. Grazie. Controlli anti-Covid sul territorio, prosegue l'operazione della Guardia di Finanza. Controlli della Guardia di Finanza tra Napoli e provincia per verificare il rispetto delle misure anti-Covid. Tra venerdì e domenica sono state controllate 862 persone, 141 attività commerciali, 34 le sanzioni complessive, compresi i casi di contraffazione, contrabbando, traffico di rifiuti. In particolare, per le misure anti-Covid a Torre Annunziata sanzionati tre soggetti in strada, oltre l'orario consentito, e due bar, mentre vendevano bevande pronte per l'immediato consumo all'esterno di un locale. Il gruppo Pronto Impiego, tra i quartieri Vomero, Mergellina, Mercato, ha sanzionato diversi cittadini sprovvisti della mascherina, sorpresi in un comune diverso da quello della residenza, senza comprovate esigenze. Così come la stazione navale di Napoli, che nelle acque antistanti l'isola di Capri, ha multato un cittadino sorpreso in comune diverso da quello di residenza, senza valide motivazioni. Ed ancora nell'area metropolitana la compagnia di Ottaviano ha sequestrato in un ingrosso di abbigliamento di San Giuseppe Vesuviano oltre 160.000 tra mascherine e facciali con marchi contraffatti di note griff come Dior, Gucci, Fendi, Vuitton, Versace. La compagnia di Castellammare di Stabia invece, sull'attivazione della sala operativa, ha constatato un assembramento di avventori all'interno di un internet point, intimandone la chiusura provvisoria per i prossimi 5 giorni. La tenenza di Massalubrense invece ha sanzionato due giovani sorpresi in strada oltre l'orario consentito. Uno di loro è stato trovato in possesso di 8 grammi e mezzo di marijuana. Scipparono un Rolex del valore di 140.000 euro ad un turista inglese, due gli arresti. Dopo una lunga serie di indagini durate 2 mesi, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, i carabinieri del nucleo operativo della compagnia Napoli Centro hanno arrestato, in esecuzione della misura della custodia cautelare agli arresti domiciliari, un 46enne pregiudicato napoletano gravemente indiziato di rapina aggravata. I fatti sono avvenuti il 4 ottobre scorso,
quando un giovane turista britannico residente in Svizzera fu rapinato a Napoli di un orologio del valore di 140.000 euro mentre passeggiava assieme alla propria fidanzata in via Santa Caterina da Siena, nei quartieri spagnoli, a Napoli, a ridosso del centro storico. Il 46enne guidava lo scooter che permise al suo complice, arrestato poi il 31 ottobre per lo stesso reato di scippo, di fuggire dopo aver strappato il lussuoso orologio dal polso della vittima inglese. L'indagato è ora agli arresti domiciliari. Siamo in collegamento con Vincenzo Santagata, presidente dell'Ordine dei Farmacisti di Napoli. Salve presidente, grazie per aver accettato l'invito a collegarsi con noi. Ben trovato. Buongiorno. Ben trovato. Allora, Grazie, buongiorno a lei. un'importante iniziativa dell'Ordine dei Farmacisti, un'unità mobile che effettuerà tamponi per Covid-19. Come si snoderà questa iniziativa? Allora, da un farmaco per tutti, a una visita per tutti, diciamo, abbiamo organizzato un tampone per tutti attraverso il camper della salute. Sarà un viaggio itinerante che si affiancherà alle farmacie che aderiranno al progetto, che, come è stato detto, nei giorni precedenti, stiamo attendendo l'autorizzazione da parte della Regione Campania, proprio perché tutti i dati che verranno attraverso questo screening verranno caricati sulla piattaforma regionale Covid Sinfonia, in modo tale da utilizzarle anche ai fini epidemiologici. Assolutamente, questa è un'iniziativa anche in collaborazione con Federfarm, naturalmente sarà volontaria l'adesione delle farmacie. Per quanto riguarda le persone che vorranno poi effettuare il tampone, hanno bisogno di una prenotazione, cosa dovranno fare? Ovviamente il servizio che fornirà il Camper della Salute in collaborazione con Federfarm è completamente gratuito ed è indirizzato soprattutto, diciamo, a quei soggetti, a quelle persone che oggi hanno anche un'emergenza di tipo economica. Mentre nelle farmacie che aderiranno, diciamo, a questo accordo fatto tra l'Associazione dei Farmacisti e la Regione, diciamo, c'è un contributo da parte del cittadino fino a un massimo di 22 euro. Le prenotazioni potranno essere fatte o attraverso le farmacie che operano all'interno, diciamo, di quell'area comunale, oppure anche attraverso enti assistenziali o anche attraverso le parrocchie, in modo tale sono loro che conoscono meglio anche le necessità che possono venire da quel territorio e accogliere questo campo della salute che sarà allocato anche in prossimità del gazebo, in modo tale da permettere, diciamo, il mantenimento di tutte quelle che sono le condizioni di piena sicurezza sia da parte dell'utente sia da parte dei cittadini. Quindi questo sarà un camper itinerante in tutta l'area metropolitana. Presidente, approfitto per chiederle, la situazione ricerca e reperire ossigeno è migliorata? È finita questa ulteriore emergenza che ha preoccupato tanto i napoletani? Sì, nettamente migliorato. Io ho avuto anche un colloquio con il prefetto di Napoli, al quale avevamo suggerito anche un'organizzazione al fine di andare a mobilitare quelle che erano le cosiddette bombole che rimanevano ferme, diciamo, nelle case dei pazienti. Al momento, devo dire la verità, per fortuna, e mi auguro che sia in modo definitivo, non c'è più questa urgenza, o almeno nella misura in cui si è presentato circa un mese fa, le farmacie, ecco, riescono a rispondere a quelle che sono le esigenze di richieste di ossigeno terapia da parte dei cittadini. Perfetto, Presidente, noi la ringraziamo. Naturalmente daremo contezza ai nostri telespettatori quando il camper itinerante sarà nelle piazze e nelle strade della nostra città. Grazie e buon lavoro. Si conta la prossima settimana? È il mio impegno fornire un calendario almeno, diciamo, mensile, in modo tale da poter dare ampia visibilità e comunicazione, diciamo, ai cittadini. Grazie Perfetto, grazie Presidente, buon lavoro, arrivederci. a lei, grazie a voi. Vediamo insieme ancora questo servizio. Il Club Lions Napoli Partenope, Palazzo Reale, presieduto da Diego Boucher, ha organizzato anche quest'anno l'iniziativa per il sorriso di un bambino.
Noi aiutiamo i bambini disagiati, i bambini bisognosi, per la gioia che loro possono avere nell'aprire un pacco di Natale. Noi diamo loro la possibilità di avere quello che veramente hanno chiesto. Aprono questo sacco di juta e troveranno dolciumi, piccoli regali e il regalo che loro hanno sognato. Per rendere un Natale gioioso, doni offerti dal gruppo Aeronic Sotufano e da Marischia, consegnati nel rispetto delle distanze imposte dalle misure anti-Covid, alla presenza di padre Luigi Calemme, parroco della Basilica di Santissima Annunziata Maggiore. Credo che questo sia un luogo simbolo, innanzitutto per un'esperienza di carità e di attenzione ai più poveri, ma poi soprattutto in merito al mondo dei bambini, all'infanzia, un tempo abbandonata, così come appunto la storia ci dice, e oggi bambini che vengono da famiglie di bisogno, per cui questo rende questa giornata particolarmente importante anche per la nostra comunità. L'arcivescovo Crescenzio Seppe lascia dopo 14 anni di attività. Don Domenico Battaglia sarà il nuovo arcivescovo di Napoli. Dopo 14 anni il cardinale Crescenzio Seppe si prepara a lasciare la curia di Napoli. La notizia era nota da tempo, così come il nome del successore che aveva cominciato a circolare come indiscrezione già da qualche settimana. A ufficializzare la scelta di Papa Francesco è stato lo stesso arcivescovo Seppe, che questa mattina ha convocato stampa e clero nel salone del Palazzo Arcivescovile per annunciare l'imminente arrivo di Don Domenico Battaglia, 57 anni, calabrese, vescovo di Cerreto Sannita, Telese, Sant'Agata dei Goti, dal 2016. Ai napoletani il nuovo arcivescovo ha già rivolto un pensiero, messo su carta e letto da Crescenzio Seppe durante l'incontro con i giornalisti. A fine gennaio diventerà effettivo il nuovo corso, salutato già dal sindaco De Magistris, che ha conosciuto Battaglia, originario della provincia di Catanzaro, quando era PM in Calabria. Al nuovo arcivescovo di Napoli anche gli auguri di Giovanni Caporaso, sindaco di Telese Terme, comune che rientra nella diocesi, presieduta fino a oggi da Don Domenico Battaglia. Il cardinale Crescenzio Seppe non lascerà Napoli, a fine corso si trasferirà negli alloggi della Basilica di Capodimonte. Commosso, ma abile nel trattenere le lacrime, con i modi scherzosi che hanno contraddistinto i 14 anni di azione pastorale, dalle aste di beneficenza alle marce anticamorra e alle iniziative come la Casa di Tonia per dare ospitalità e assistenza alle giovani madri in difficoltà, il cardinale Seppe ha voluto salutare così i napoletani. Sarà il momento in cui ci sarà una celebrazione in cattedrale col nuovo vescovo per la presa di possesso, è chiaro che farò un saluto un po' particolare a tutti i napoletani, tutti quanti, per non un addio ma un arrivederci in una forma diversa, ma un arrivederci. Per adesso, certo, anche adesso in vista anche del Natale, un saluto cordiale, un buon Natale e come sempre Amaron ci accompagna. Il settore wedding consegna al Parlamento una bomboniera per sensibilizzare il governo a aiutare un settore che vive una crisi senza precedente, completamente in ginocchio dall'emergenza coronavirus. Una bomboniera per sensibilizzare i parlamentari sulla crisi che sta investendo il comparto matrimoni ed eventi. Federmep, l'associazione che rappresenta le imprese e i professionisti del comparto wedding ed events, ha infatti consegnato a parlamentari e membri del governo una bomboniera con gli immancabili confetti, con un biglietto in cui sono riassunti i numeri del settore, 50.000 tra aziende e partite IVA, 300.000 persone impiegate, 65 miliardi di fatturato ridotto di oltre l'80%. Le proposte guardano al presente e al sostegno immediato del settore, come un fondo da 500 milioni per l'erogazione di ristori dedicati alle aziende del comparto, sull'esempio di quanto il governo ha fatto per i tour operator. Non manca però anche uno sguardo al futuro e alla ripresa, con una proposta di istituire una detrazione per le spese connesse alla celebrazione di matrimoni, battesimi e comunioni e una super deduzione per gli eventi aziendali. La presidente di Federmep, Serena Ranieri. Quando si parla di confetto si parla subito di matrimonio, si pensa subito al matrimonio e quando si parla di confetto quest'anno si pensa alle 50.000 aziende che quest'anno non hanno lavorato, non hanno fatturato e che molto probabilmente, il problema poi sta proprio lì, non lavoreranno neanche per tutto il 2021.
la ripresa per noi non coincide con la ripartenza delle nostre aziende, appunto. È un settore che vale 65 miliardi di euro, quindi una parte molto importante del nostro PIL nazionale, una parte molto importante del settore turistico. È un settore che muove e impiega più di 300.000 persone addette, soltanto i fissi, poi per non parlare degli stagionali, che sono più di 150.000, quindi arriviamo a un impiego di 450.000 risorse che quest'anno non hanno lavorato, non lavoreranno nel 2021 e probabilmente inizieremo di nuovo a fatturare, a lavorare nel 2022. Ma possono le aziende, può un'azienda avere il carico fiscale, quindi avere comunque le tasse da pagare, avere gli investimenti e gli impegni? Perché ricordo che il nostro era uno di quei settori che ogni anno aumentava il fatturato del 30%, questo tradotto in imprenditoria significa investimenti che noi abbiamo fatto nel 2019 e che purtroppo non possiamo sostenere per il 2020, non lo possiamo sostenere per il 2021. Siamo in collegamento con Giovanni Lepre, economista, segretario generale di Oro Italy. Salve, grazie per aver accettato l'invito a collegarsi con noi. Ben trovato, segretario. Grazie a voi per l'invito, ovviamente un saluto particolare a tutti quelli che ci seguono. Allora, insomma, la pandemia ha messo a dura prova anche il settore orafo, naturalmente. Lei purtroppo ha vissuto sulla sua pelle l'esperienza del contagio da Covid-19, fortunatamente è ritornato in forma, è stato sicuramente, immagino, un periodo duro? Beh, sicuramente, perché in effetti, anche se l'ho vissuto da casa, quindi non ho avuto bisogno di ricovero ospedaliero, diciamo che praticamente i primi 4-5 giorni sono i più pesanti, sia per quanto concerne la malattia, poi perché dal punto di vista psicologico non sai come va a finire. 4-5 giorni, poi in effetti la guarigione si è avviata e fortunatamente siamo qui a raccontarlo. Assolutamente. Allora, il settore orafo è in grande crisi, un settore importante per l'economia della nostra regione. Voi avete scritto al presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, affinché questo settore venga rilanciato. Avete avuto risposte? No, per il momento non ancora. Dobbiamo dire, tra le altre cose, che il settore qui in Campania è un settore importante, perché noi rammentiamo che il polo degli orafi campano è rappresentato dal Borgo Refici, dal Tarì, da Oromare e da Torre del Greco. Abbiamo oltre 10.000 aziende per circa 40.000 addetti. Oggi la maggior parte degli addetti purtroppo sono in cassa integrazione, alcuni hanno già ricevuto la stessa cassa integrazione, altri la devono ricevere. Diciamo che praticamente fino a marzo è possibile tenere i lavoratori in cassa integrazione però poi dobbiamo rammentare che nel frattempo è vietato licenziare. Dobbiamo vedere cosa succede praticamente dopo. Le chiedo, i ristori previsti per le varie categorie sono soddisfacenti per il vostro settore o il governo avrebbe dovuto e potuto fare di più? Beh, diciamo che proprio in questi giorni io ho scritto un articolo su Roma, dove praticamente, facendo il raffronto tra i ristori che abbiamo avuto ed in generale, quindi non solo per il settore orafo, coprono circa il 25%, ma di meno e non di più, perché secondo me questa è una statistica ottimistica di quello che è stato coperto come perdita, mentre per esempio in Germania si sono avuti dei ristori per il 75% delle perdite aziendali. Bisogna tenere presente che comunque le imprese in generale, quindi anche quelle orafe, rappresentano
un tessuto importante della nostra economia. Le piccole e medie imprese sono il 95% delle imprese del nostro paese. A marzo sarà un anno che praticamente le imprese sono in difficoltà a causa della pandemia, non è più possibile organizzare feste, cerimonie, quindi matrimoni, battesimi, comunioni, che erano, diciamo, delle cose essenziali affinché poi alcuni settori potessero lavorare, tra cui il settore orafo, no? Perché chiaramente magari c'era il regalo che si faceva in oro, perché comunque è un bene prezioso e vive nel tempo. Chiaramente questo vi ha penalizzato tantissimo. Questo ovviamente ha pesato molto, diciamo che praticamente anche se in città negli ultimi tempi, come devo dire, il regalo fatto di oro, la catenina o quant'altro per le cerimonie è un po' scemato, però è una tradizione che è rimasta molto radicata nei piccoli centri, nei paesi, e quindi comunque tutto ciò ha inciso molto negativamente. Mi dica una cosa, che Natale sarà, così ci salutiamo, che Natale sarà per voi? Beh, diciamo che praticamente sarà un Natale, io mi sono sentito con degli orafi proprio oggi, praticamente sono tutti quanti in ripresa, mi diceva un nostro associato, dice guarda, io praticamente rispetto nell'ultima settimana, loro hanno aperto praticamente lunedì, nell'ultima settimana ho fatto il raffronto con la stessa settimana dell'anno precedente, ho venduto le stesse cose. Probabilmente, mi diceva, il tutto è dovuto comunque al fatto che in effetti la gente non esce per esempio, non va al ristorante, non può andare fuori, quindi non spende soldi, ha risparmiato e ha preferito investire dell'oro nell'oro, nell'oreficeria, nella gioielleria, perché noi dobbiamo comunque, e con questo chiudo, tenere presente che in effetti tutto quello che si compra in oro, in gioielleria, è comunque un investimento. Io rammento che solo un paio d'anni fa l'oro costava 35 euro a grammo ed oltre oggi va ad oltre 50 euro. Quindi è comunque un bene rifugio. Noi la ringraziamo, le auguriamo buon lavoro e buon Natale. Arrivederci. Grazie a voi. Vi ricordo come sempre che se volete interagire con la nostra redazione potete farlo scrivendo al numero WhatsApp di Televomero 339 46 28 565. Urna non troppo proibitiva per il Napoli, che affronterà il Granada ai sedicesimi di finale di Europa League. Si temeva un accoppiamento con le formazioni che retrocedevano dalla Champions, agli azzurri invece toccano gli spagnoli. L'andata si giocherà il 18 febbraio in Spagna, il ritorno il 25 febbraio al Diego Armando Maradona. Il club spagnolo si è qualificato superando come seconda classificata il girone E con 11 punti alle spalle del PSV Eindhoven. Gennaro Gattuso a caldo ha commentato: è un sorteggio difficile e insidioso, il Granada è un'ottima squadra e sarà dura. Il Napoli non ha precedenti in gare ufficiali con il club andaluso guidato da Martinez, che sfodera in attacco Soldado, alle cui spalle operano Milla e Gonalons, per anni accostato agli azzurri. Nella Liga Spagnola il Granada è attualmente al settimo posto con 18 punti dopo 12 giornate, con 15 gol fatti e 20 subiti. È possibile seguire i nostri programmi anche in streaming, è possibile scaricare la nostra app Televomero sui vostri dispositivi mobili, sia iOS che Android, visitare il nostro sito www.televomero.it e interagire con noi attraverso i canali social Facebook, YouTube, Twitter ed Instagram. È davvero tutto, grazie per essere stati con noi, una piacevole serata, continuate a seguirci.